Quali sono le ultime novità in tema di trasporto pubblico? Ma non ci sono grandi novità, nel senso che noi come amministrazione consideriamo il trasporto pubblico uno degli aspetti strategici più importanti, cioè quello di trasferire nei nostri concittadini l'idea che con un servizio efficiente si può benissimo lasciare la macchina a casa risparmiando un notevole quantitativo di soldi. Noi abbiamo fatto delle offerte alla SCAT per cercare di superare questo momento difficile, ho percepito una volontà di discutere con la SCAT, però adesso siamo alla fase finale in cui o si trova un accordo oppure noi saremo costretti comunque alla città a garantire un trasporto pubblico, perché questo appartiene al profilo di ogni città che abbia un livello di civiltà significativo. Cosa può emergere da questo incontro con la SCAT? Ma io credo che emergerà il buonsenso, cioè la volontà comune di offrire alla città questo servizio. Io di questo ne sono stato sempre convinto, perché io ho avuto sempre fiducia nella dirigenza della SCAT, ho sempre avuto fiducia nella volontà di questa cooperativa di voler riprendere il servizio, avendo però a loro volta fiducia in questa amministrazione. Credo che piano piano questo rapporto di fiducia forse sta crescendo e in questo troveremo la soluzione. La SCAT pone delle condizioni? Sì, ci ha fatto delle controproposte in termini economici, perché noi nella nostra proposta abbiamo garantito quello che ci spetta garantire, cioè quello che comporta il periodo che va da agosto a fine dicembre. La SCAT a questo ha aggiunto altre richieste economiche. Noi chiaramente cercheremo il più possibile di venire incontro a queste esigenze, ma con dei limiti, perché io devo garantire alla città di avere coperti dei servizi essenziali, come per esempio lo spazzamento, quindi non avere problemi con i rifiuti, i servizi importanti per la città. Ma ripeto, io confido che il buonsenso reciproco aiuterà a portare a una soluzione del problema. Possiamo azzardare una data sulla ripresa? No, la ripresa deve essere immediata.